Dal 29 luglio al 7 agosto 2010 si svolgeranno a San Benedetto del Tronto i campionati europei di pattinaggio, corsa su strada e pista. La Federazione Italiana ha assegnato l'organizzazione dell'evento all'Associazione Dilettantistica Pattinatori San Benedettesi come riconoscimento per il grande lavoro svolto dal sodalizio nell'ultimo ventennio. Ce ne ha parlato il presidente Bugari. Si tratta di una manifestazione molto importante perché sono i campionati europei che vedono coinvolte tutte le categorie, quindi dai cadetti, junior e senior. Saranno circa 700 atleti, oltre 20 nazioni partecipanti, quindi un evento importantissimo, sicuramente l'evento sportivo clou dell'anno per San Benedetto. Si tratta di un importantissimo evento sportivo al quale parteciperanno 25 rappresentative nazionali con oltre 700 atleti iscritti. Le gare si svolgeranno presso la pista di pattinaggio Panfini dal 29 luglio al 1 agosto, mentre dal 3 al 6 agosto prenderanno il via le gare sul nuovo circuito stradale che l'amministrazione comunale sta realizzando a Porto d'Ascoli. Ma ascoltiamo l'assessore allo sport, Fanini. È la prima conferenza stampa che facciamo per pubblicizzare questo grande evento che torna a San Benedetto dopo 36 anni. Abbiamo iniziato un percorso di ristrutturazione della pista di pattinaggio e in virtù di un miglioramento per quanto riguarda la pista utilizzata dai nostri sportivi, atleti, e anche in virtù di poter ospitare campionati di questo livello. Parlo dei campionati europei. L'amministrazione si è anche impegnata a voler creare un nuovo percorso su strada che è fondamentale e funzionale per ospitare i campionati europei. Ne siamo ovviamente fieri e orgogliosi perché è un processo che è iniziato 3 anni fa. Abbiamo anche la fortuna di avere a San Benedetto il presidente del Comitato Europeo di Pattinaggio e tutto questo ha dato impulso a questa iniziativa. È un primo passo per far crescere San Benedetto come turismo e come turismo sportivo.